Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Campagnano in compagnia del sindaco Fulvio Forelli proprio per questa importante iniziativa organizzata da Società Libera che si occupa appunto di diritti civili di minoranze dei popoli oppressi. Perché è importante che un comune così bello e poi tra l'altro sulla via Francigena come Campagnano ha deciso di aderire a questa marcia che ormai va avanti da anni? Ma noi abbiamo aderito perché per la prima volta lo scorso anno, invitati da un socio di Libera, da Marco Patriarca, abbiamo partecipato a Roma. Viste le difficoltà che c'erano nell'organizzare la manifestazione nei grandi comuni, abbiamo chiesto se volete vi possiamo ospitare noi nel farla. Noi, questa è una cosa che sentiamo in modo particolare perché diciamo la libertà dei popoli oppressi, i diritti delle popolazioni oppresse è una cosa che ci impressiona molto. Parlavo prima con un rappresentante iraniano, lì ancora fanno le impiccagioni di massa per strada, con un rappresentante del Venezuela che moriranno 280.000 bambini di fame, cioè è una cosa che non si può sentire nel 2018, ecco, questo è quello che ci ha spinto diciamo ad aderire in maniera convinta a questa marcia. Sindaco, tra l'altro la marcia si concluderà nel santuario della Madonna del Sorbo che è stato diciamo già meta l'anno scorso di un convegno sempre promosso da Società Libera, sì. È una location particolare di penso anche rilevanza ai fini religiosi, quindi siccome si parla anche di repressione religiosa in molti popoli, purtroppo addirittura i cristiani sono perseguitati, è importante tutelare la libertà di religione, la libertà di culto? Sicuramente sì. Il santuario della Madonna del Sorbo oltretutto è stata porta santa nell'anno giubilare che si è appena concluso, quindi è una meta importante per tutti i pellegrini che percorrono la via Francigena, che si innesta anche con la via Romea, con la via Merina, quindi ha un flusso di pellegrini continuo. Teniamo presente che dal Medioevo ad oggi i pellegrini transitavano su questa strada e andavano dal Papa in Vaticano proprio per vedere riconosciuta i loro diritti di religione, quindi stiamo percorrendo la storia in parole povere. Quindi si può dire che davvero siamo nel posto giusto, Campagnano è rappresentanza a questo punto a livello mondiale, visto che i popoli oppressi si rivolgono a tutta Europa, a tutto il mondo, come partenza in questa marcia silenziosa e pacifica verso la libertà e la non discriminazione delle religioni e delle libertà in generale che contemplano le persone in quanto tali.